Apriamo ora il capitolo dedicato alla regione Lombardia, a cominciare dalla sanità. Lo facciamo con Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale. Molto attesa la riforma sanitaria. Sentiamolo intervistato da Ilaria Tettamanti. Durante l'estate avete lavorato per mettere a punto un documento per la riforma sanitaria. Tra i punti che sono in discussione anche quello dell'accorpamento delle ASL. Sì, in realtà non ci abbiamo lavorato solo quest'estate, è una volata lunga che sta andando avanti da un anno. Il disegno di legge ormai è pronto come testo base nostro, come Lega, che sottoporremo proprio in queste settimane agli alleati del PDL e successivamente a tutta la commissione consigliare del Consiglio per arrivare alla riforma. La riduzione delle ASL non è solo una riduzione per andare a risparmiare, è una riduzione per riuscire a dare una nuova connotazione alle ASL, ovvero dare davvero la connotazione corretta di quella separazione di funzioni tra chi fa programmazione e controllo, che deve essere l'ASL, e chi fa erogazione di prestazioni, che è l'azienda ospedaliera. Questo è sempre stato disatteso negli ultimi anni, le ASL si sono ridotte a fare da passacarte della direzione generale della regione. Se dobbiamo essere federalisti, se dobbiamo essere devolutivi, la programmazione del controllo vanno fatte assolutamente sul territorio, su territori però sufficientemente ampi per consentire una vera programmazione e quindi la ragione di avere 5, 6, 8 macro ASL che possano davvero fare programmazione sul territorio lombardo. Altro punto riguarda i posti letto, lei ha detto non ci sarà nessun taglio, però si tratta di riorganizzarli soprattutto perché ci sono troppi posti per le malattie specialistiche. Bisogna riorganizzarli in questo senso? Sì, fondamentalmente il nostro sistema, che comunque rimane un'eccellenza, è un'eccellenza ospedaliera, ospedalocentrica, con un territorio completamente depauperato di risorse. In una sanità che cambia c'è sempre più bisogno di cure intermedie, di cure a basso livello, di cure dislocate sul territorio, limitando sempre di più l'accesso super specialistico alle strutture che sanno fare questo tipo di attività, ma ridistribuendo tutta una serie di posti letto su ospedali più periferici, più piccolini, che come vocazione non devono avere la super specialità, perché avendo una casistica bassa diventano assolutamente pericolosi, mentre invece possono e devono dare una grossa offerta sulle cure intermedie, sulla riabilitazione e soprattutto sulla protezione della fragilità. Magari un po' come dei hospital. Più che degli hospital, veri e propri country hospital, dove è possibile sia la prestazione ambulatoriale che la prestazione di ricovero, però imperniata sulla media, bassa e bassissima intensità di cura, liberando quindi risorse dagli ospedali specialistici che, come ben sappiamo, stanno esplodendo, ma stanno esplodendo di patologia incongrua, perché la vecchiettina che dopo 4 giorni che ha fatto la protesi d'anca rimane ancora in un ospedale specialistico a occupare un posto inutilmente, può andare tranquillamente a fare la riabilitazione in un altro posto specializzato in questo vicino a casa sua. Ultimo punto, ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il sistema di accreditamento? La speranza è quella, credo che sarà il grosso nodo da sciogliere della discussione politica con gli alleati, ma io credo che un sistema di accreditamento, per essere efficace, non possa essere vita natural durante o comunque duraturo da 17 anni, quale è duratura la legge 31, ma ogni 5 anni deve essere sottoposto a revisione, perché nessuno si deve sentire sicuro di essere nel sistema quando magari fuori dal sistema ci sono altri che hanno delle prestazioni migliori e possono entrare. Questo facilita davvero la competitività e innalza il livello prestazionale.